Ciao a tutti, sono Andrea Messersi, il blogger di vela di Navigamus. Questa sera sono in videocollegamento con Luca Tosi, un navigatore solitario della classe Mini 650, che ha recentemente partecipato alla Transat, che partendo dalla Francia, alla Charente Maritime, e facendo tappa alle Canarie, poi è arrivata a Bahia in Brasile. Tra l'altro, Luca Tosi ha questa particolare caratteristica che è l'italiano più giovane che abbia mai partecipato ad una Transat 650 con i suoi 23 anni, se ben Esattamente. ricordo. E non mi resta che partire con, oltre ai saluti e ai ringraziamenti di rito, ovviamente, con la prima cosa che mi interessava sapere, un pochino avere un'idea di quello che poteva essere stato, diciamo, il tuo percorso nel mondo della vela, la tua carriera, diciamo così, fino che a tutt'oggi è approdata sui Mini 650. Di pure, grazie. Allora, diciamo che io sono nato in una famiglia in cui mio padre è fortemente appassionato del mare, della vela, di tutte queste cose qua, quindi mi sono trovato da piccolissimo in un ambiente favorevole a imparare tutte queste cose. Quindi ancora prima di fare la scuola a vela di Optimist, non so, a 7-8 anni, quello che è, sapevo Ancora già, cioè ancora prima, diciamo, di iniziare a correre sugli Optimist, sulle barche di famiglia, avevo già fatto tutte le mie piccole esperienze. E niente, Optimist, un po' di derive, ho fatto tanti catamarani e tanti regate sui cabinati un po' più vari. Ho avuto anche qualche parentesi, diciamo, professionale come istruttore di vela, come skipper, marinaio, queste cose qua. E poi ho avuto questa passione travolgente per i Mini 650 e per un po' sono riuscito a resistere, poi alla fine non ce l'ho fatta, ho dovuto comprare la barca e lanciarmi a fare questo salto un po' anche nel vuoto, che è andato molto bene, però adesso sono contentissimo di aver fatto tutto questo. Capisco. In effetti, per uno che viene da una famiglia come la tua, nonostante appunto che tu sia molto giovane, hai le mani in pasta da un gran bel mucchio di lustri, tutto sommato. E quindi, no, beh, è bello questo. Io immagino quanto possa dare soddisfazione magari a tuo padre. Mio figlio è un giocatore accanito di ping pong, questo non c'entra niente, chiudo la parentesi. Però, vorrei magari che tu ci dessi qualche idea, no? Ora partecipare alla Transat, che è una regata durissima sui Mini 650, è veramente un'impresa ad un certo livello, insomma. Ecco, quindi immagino che tu tutto il percorso di preparazione per partecipare alla Transat sia stato molto laborioso. Se ci puoi dare un'idea del tempo, di quanto impegno, di come si è evoluto, diciamo, nel tuo caso. Allora, io diciamo che principalmente la mia preparazione l'ho fatta nel 2008. 2008. Diciamo che alla fine dell'edizione del 2007 proprio ho deciso o prendo il Mini adesso o non lo prendo mai più. Ho preso la palla al balzo, ho preso la mia macchinina, ho fatto migliaia di chilometri in Francia per andare a vedere tutte queste barche che c'erano in vendita. Finché alla fine, 2 settimane praticamente prima della prima regata che volevo fare, che era il Gran Premio d'Italia qua in Italia, ho preso la barca di corsa, pim pum, senza neanche provarla, messa in acqua e ho corso il Gran Premio. Sono state scene imbarazzanti che non riuscivamo neanche a uscire al primo momento dal porto di Genova per arrivare sulla linea di partenza, però non ho mai provato la barca. Ero per fortuna con Umberto Verna, che è un grandissimo velista, e mi ha dato un po' di esperienza e tutto quanto, alla fine è andata anche molto bene la regata. Il primo passo è stato, diciamo, quello di trovare la barca, che comunque non è una cosa semplice. Che tantissimi che si avvicinano ai mini, almeno anch'io, ho l'idea del mini esclusivamente come prototipo, come barca spinta o comunque arrangiata, fatta con le proprie idee e tutto quanto. Col senno di poi penso che le barche di serie, e parlare di barche di serie adesso significa parlare di Pogo 2, che è il modello che sta sbancando, diciamo, la classe mini, le regate della classe mini. Sono un po' perso cosa volevo dire, ok, no, che penso che consiglierei a tutti, insomma, di prendersi una barca di serie piuttosto che un prototipo, che
con l'esperienza capisci che hanno tutta una serie di problematiche, e almeno che tu non vai veramente sui prototipi top, non danno neanche tante soddisfazioni. Come prima esperienza, magari iniziare dai serie può essere facilitante, dopodiché sì, te avrai dovuto affrontare tutta una serie di altri impegni, perché comunque la qualifica, no? Dico, per la Transat, dico, c'è voluto, sì, diciamo che per, quasi per anni. Quasi 2 anni di impegno. Io sono stato uno dei pochi fortunati che sono riuscito a chiudere tutto in pochi mesi, diciamo, a tempo pienissimo. Nel senso che ho iniziato, ho fatto il Gran Premio d'Italia, dopo c'è stato la Sanremo Mini Solo, sono tornato un po' a casa, poi sono andato a Marsiglia, ho fatto la Marsiglia Algeri Marsiglia e la Marsiglia Lisbona, che è stata una delle regate più pazze che io abbia mai fatto. Poi tornando indietro a Venezia con la barca ho fatto la qualifica. Ah, ecco com'è incastrato. E diciamo, praticamente in un'estate un po' allargata sono riuscito a fare 3200 miglia di regate più le 1000 miglia di qualifica. E era un po' una pazzia. Quando io ho comprato la barca ho esposto il mio programma alla gente che ha un po' più esperienza e ho detto, vabbè, ce la farei mai praticamente. In effetti. Invece con tutta una serie di coincidenze fortunate o comunque nessuna sfiga sono riuscito ad arrivare puntuale a tutti gli appuntamenti. E l'anno dopo, insomma, mi rimaneva poco da fare. L'anno dopo, che è il 2009, l'anno della regata, ho fatto solo una regata in doppio, il mini Fastnet, anche perché per problemi di lavoro mi era rimasto veramente pochissimo tempo da dedicare. Mi sono trovato a questo giugno con la barca come l'avevo lasciata a settembre dell'anno prima, quindi di corsa le lotte contro il tempo per cercare di metterla in sesto. Infatti quelli che c'erano alla partenza alla Rochelle della regata hanno visto che ero in condizioni un po' precarie, e lì va una delle cose più belle della regata è che i giorni prima della partenza sono capitate 12 persone a darmi una mano per cercare di mettere insieme la barca. Lo so, è una cosa bellissima, guarda, lo so, l'hai scritto anche sul blog comunque. Diciamo che anche se diciamo, le fasi di impegno più duro sono state circoscritte a gruppi di alcuni mesi, no? Comunque sì, in totale viene un progetto che quasi un paio d'anni, all'incirca su per giù, a più riprese, ma insomma, certo, è un impegno considerevole. Sì, no, devo dire, io sono stato sicuramente fortunato e veramente fortunato a riuscire a incastrare tutto quanto, perché per il momento sono sempre riuscito a finire tutte le regate che mi sono messo a fare, che nella classe mini non è proprio una cosa no, certo, banale, per rotture stupide, per i problemi più vari, cioè anche semplicemente di salute o impegni di lavoro, cioè riuscire a farle tutte tutto quanto è un po', insomma, una bella scommessa vinta. Sì, no, io ho intervistato Simone Gesi, quindi conosco le incredibili varie sfortune, sono assortite nella maniera più incredibile. Ma magari adesso, per carità, insomma, queste sono questioni molto serie che